Ragazzi, allora eccoci con un nuovo vlog. Allora, lunedì mattina inizio a lavorare, cioè io è già una settimana che ho iniziato, ma da questa settimana iniziamo a tempo pieno con tutti i bambini, quindi da oggi inizia ufficialmente il nuovo anno scolastico. Allora, ieri non sono riuscita a girarvi video, volevo, ma non sono riuscita perché ieri era domenica e arrivavamo dal matrimonio di Amarte. È stata una giornata stupenda. Comunque, ieri eravamo stravolti, infatti Alessandra mi ha chiesto se volessimo andare all'outlet con loro, gli abbiamo detto di no, perché eravamo cotti, quindi abbiamo tolto la piscina, abbiamo fatto un sacco di cose. Allora, io intanto sto facendo scaldare il pane per colazione perché non ce la faccio a farla a casa. Mi sono già preparata il pranzo perché voglio un attimo rimettermi in regime almeno una settimana, perché in questi giorni ho veramente strafatto tra il matrimonio, tra il compleanno, tra un sacco di cose, ho veramente strafatto. Adesso mi sto facendo la piadina a scaldare per non mangiarla proprio così. E allora l'outfit di oggi è un outfit un po' particolare perché, allora, adesso vi faccio vedere. Jeans e felpa, perché da quest'anno abbiamo la divisa a scuola. Per noi non è obbligatorio, ovviamente, per noi insegnanti della materna e delle elementari, però era carino uniformarci un po' insieme ai bambini. Questa meravigliosa felpa con tanto di logo e la maglietta identica, sempre con il logo. Quindi questa è la nostra divisa di quest'anno. Abbiamo deciso oggi col cappuccio così, e oggi abbiamo deciso di arrivare a scuola così, così almeno anche i bimbi non si sentono soli nell'avere la divisa. E basta. Adesso penso che la piadina sia pronta, non la faccio abbrustolire tanto perché non ho tempo. Prendo intanto la borsa. Allora, oggi non ho neanche fatto il letto perché avrei dovuto cambiare le lenzuola ieri, ma ieri, tra una cosa e l'altra, non sono riuscita a farlo e quindi lo farò stasera, cioè lo farò oggi pomeriggio, tanto verrò a casa verso le 4. Adesso qua mi faccio un disastro, non ho messo a posto niente ieri perché eravamo stravolti. Comunque oggi farò tutto, metterò un po' a posto perché veramente è una situazione pietosa. Allora, l'agenda che ho lasciato qua in questi giorni. Intanto ho già tutto in mano, appoggio tutto, prendo un sacchettino di Ikea e ci butto dentro la piadina, così almeno, purtroppo è ancora calda, ma non posso fare di più, ma non posso fare nient'altro perché devo andare, pazienza. La metto in borsa e carico il mangiare. E andiamo e ci vediamo poi oggi pomeriggio. Ciao! Allora, sono uscita dal lavoro e ho un attacco di mal di testa tremendo. Penso sia la tensione del primo giorno di scuola, tanti bambini. Per fortuna nessuno che piangeva stamattina, quindi mi è andata di lusso. E però sono momenti dell'anno molto 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 stressanti e molto stancanti e molto logoranti. Mi sono messa sul divano, mi sono rilassata almeno una mezz'ora. Mezz'oretta più, no, anche un'oretta, perché sono le 5 adesso, sono arrivata a casa che erano le 4:10, quindi quasi un'ora. E niente, adesso mi sono cambiata, mi sono data una lavata, mi sono cambiata, perché questo è un periodo abbastanza impegnativo con la scuola, quindi ho sudato parecchio. Mi sono lavata, mi sono cambiata perché volevo uscire, volevo andare a fare due commissioni e volevo passare anche da Maison du Monde. È un po' che non ci passo e visto che adesso ce l'abbiamo vicino, ce l'abbiamo proprio qui ad Alessandria, volevo andare a vedere un po' le ultime cose uscite, anche perché è già un po' che non vado, penso da quando sono tornata al mare, forse di non esserci ancora stata.
Mi sembra di no. Comunque, volevo andare a fare un giretto lì, volevo farvi vedere quello che mi sono messa, perché è tutto quello che ho comprato con il buono di Alessandra, con quello che mi ha regalato Alessandra, Pierre e Pietrenea per il compleanno. Sono riuscita ad andare da Zara e vi volevo un po' far vedere quello che ho preso. Allora, ho preso questa giacchettina qua in pizzo, vedete, è bellissima, è tutta completamente in pizzo. L'avevo vista da Alessandra, l'aveva presa anche lei e siccome mi era piaciuta molto l'ho presa anch'io. L'avevamo vista insieme veramente, ma io non avevo il buono in quel giorno lì e allora niente, l'ho presa poi dopo, ma l'abbiamo vista insieme e ci piaceva a tutte e due perché secondo me è bellissima, cioè verde e blu. Probabilmente passerò a prenderla anche blu perché in effetti è molto molto carina, e questa qua la metterò anche st'inverno con sotto magari le dolci vita e mi piace tantissimo. Ha la manichina fatta così in cotone, io adesso l'ho girata perché mi è un po' lunga. Questa qua è una XS, ha la cerniera, quindi voi potete allacciarla con la cerniera, diventa proprio una giacchettina. E poi ho preso questa t-shirt sotto, praticamente dello stesso verde, un po' un verde oliva, mi piace tantissimo questa tonalità di verde. E niente, ho preso questa t-shirt semplicissima, manica corta, diciamo che veste molto bene, proprio bella. E poi ho preso questi jeans che ho addosso, che adesso vi faccio intravedere. Sono jeans a vita alta, vedete, con questa specie di volan, e la particolarità che sono molto larghi, sono un po' una fattura uomo e in fondo non hanno l'orlo, vedete, sono proprio tagliati così e mi piaceva proprio per questo motivo, perché è un po' diverso. Poi vabbè, io adoro questo genere di pantaloni, quindi larghi, scampanati, larghi, e niente, quando li ho visti me ne sono innamorata. Adesso ve li faccio vedere. Allora, il pantalone rimane così, quindi adesso vabbè, sono tutta un po' scompigliata. Allora, quindi a vita alta, molto largo e niente, con appunto il fondo fatto così. A me piaceva tantissimo, infatti l'ho preso. Allora, questa qui come taglia è? Non mi ricordo più la taglia, mi sembra una 34 o 36, forse 34. Devo controllare. Sono comodissimi, veramente comodissimi. Questi qui li ho messi dall'andare a lavorare, mi sono adesso cambiata solo la parte sopra. Sono veramente comodissimi, li ho già messi questi qua e posso assicurarvi che sono di una comodità pazzesca, quindi sono molto contenta. Allora, adesso ho tirato fuori tutto quello che ho comprato da IKEA sabato, così ve lo faccio vedere perché non sono ancora riuscita a farvi vedere l'haul, ma ve lo faccio vedere adesso. Non vi appoggio un attimo qui. Allora, non ho comprato tantissimo perché non ero sola, ero con la mia collega in macchina. Andate all'IKEA principalmente, come vi ho detto, perché siamo andate ad una riunione a Torino, come facciamo tutti gli anni, più di una volta all'anno, e quindi abbiamo detto, visto che andiamo a Torino per lavoro, ne approfittiamo e noi partiamo alla mattina e andiamo da IKEA, anche perché il resto dei colleghi sono partiti al pomeriggio perché la riunione era alle 3 del pomeriggio. Noi invece, visto che amiamo IKEA, abbiamo pensato di fare questa scappata, anche perché normalmente questa riunione qua viene fatta al mattino, invece sono 2 anni che è stata spostata al pomeriggio. Al mattino era un po' più comoda perché noi facevamo riunione e poi tappa IKEA, invece da quando è il pomeriggio facciamo tappa IKEA al mattino e poi al pomeriggio andiamo alla riunione. Devo dire che è stata una furbata il fatto di andare di venerdì, proprio perché non c'era nessuno, cioè veramente l'IKEA deserta. Siamo arrivate lì che erano le 9:30 più o meno e completamente deserto, siamo proprio stati benissimo perché non c'era nessuno. E non sono abituata a vedere IKEA così, perché noi normalmente andiamo nel weekend, quindi per me è stata proprio una rarità vedere IKEA così. Allora, vi faccio vedere queste 2 o 3 cose che ho preso e niente. Allora, ho preso 2 di questi qua,
che sono dei portaposate. Comunque vi lascio tutti i nomi ovviamente scritti qui come faccio sempre. Questi qui sono dei portaposate, io li ho presi per metterci dentro i trucchi all'interno della mia mensola, quella che uso come portatrucchi, che ho in camera da letto. Siccome adesso l'ho organizzato un po' così a casaccio, a sto giro ho preso degli organizer che non è facile trovare, perché questa mensola che ho appesa ha dei cassetti molto bassi e quindi mi è difficile trovare degli organizer che riescano ad entrarci, perché sono tutti almeno alti così. Questo qui era secondo me quello più basso che ho trovato ed è un portaposate. Devo ancora provare a vedere come sta e sono curiosa, perché spero ci sia, incroci le dita. Devo, allora, lì ad IKEA ho provato dentro a un cassetto Alex, però sinceramente, non essendoci trucchi all'interno, entrare ci entra. Devo vedere se mettendoci poi i trucchi all'interno si riesce a chiudere. Devo un attimo capire com'è. Adesso comunque poi lo guarderò stasera sicuramente. Ne ho presi due perché ho due cassetti. Poi se è una furbata, quindi se ci sta, se è comodo, ne prenderò due anche da mettere qui nella scrivania, perché anche nella scrivania ho questo rialzo del computer che è sempre della linea Alex e quindi vado a vedere se ci stanno. Ne ho presi due. Poi ho preso, ovviamente non si può andare da IKEA senza prendere i tovaglioli che compro sempre. Allora, a sto giro li ho presi bianchi, ho preso questo pacco grosso dove ce n'è 100 all'interno e poi li ho presi anche rosa. Mi sono pentita di non averne presi altri, ma non ero molto rilassata quella giornata perché sapevo di avere fretta e quindi non mi sono concentrata più di tanto, e allora ne ho presi due così velocemente. Poi ho preso le spugne, perché io sono abituata a cambiarle spesso, queste qua della cucina, quindi ho preso queste qua di IKEA. Diciamo che queste qua sono, mi trovo molto bene con queste qua, non è la prima volta che le compro e quindi le ho prese perché ricordo essere state comunque molto valide. Poi ho preso, allora, due di questi qua che sono sono dei contenitori in plastica, sono dei contenitori da mettere i cambi di stagione ad esempio. Io ne ho presi due, sono 55 x 49 x 19 cm. Sono curiosa di provarli, anche questi non li ho aperti, li ho tenuti esclusivamente per il video e niente, li ho visti là, mi sono piaciuti. Adesso vediamo, vi dirò poi cosa ci vado a mettere all'interno. Penso di andarci a mettere il cambio di stagione, anche perché ormai la roba estiva secondo me non si può più mettere, almeno queste cose molto molto estive non le metterò più, quindi inizierò a togliere un po' di roba e a selezionarla e andarla a organizzare al meglio. Ho preso, come vi ho detto, due di questi e poi ho preso, che l'ho lasciato di là, il classico contenitore, quello che sono andata a mettere anche all'interno dei cassetti, comunque vi lascio qui, che prendo sempre di IKEA, ne prendo sempre uno quando vado, perché costano comunque 10 euro l'uno e mi dispiace spendere magari 50 euro tutto in una volta per quello, quindi ogni volta che vado ne compro uno fino a che mi serve, così mi organizzo poi tutto l'armadio. E ne ho preso uno appunto per metterci anche dei cambi di stagione, perché gli altri che ho comprato li avevo messi dentro ai cassettoni del letto e li ho già praticamente riempiti con lenzuola, piumini, asciugamani. Invece questo qua voglio tenerlo esclusivamente per i vestiti del cambio di stagione, perché voglio iniziare a organizzare l'armadio proprio anche con il cambio di stagione, perché normalmente piego, metto all'interno di queste scatole con questi contenitori col coperchio rigidi, invece a sto giro qui voglio proprio organizzarmi con questi contenitori e vedere se mi trovo bene. Poi ho preso, penultima cosa, perché poi ho preso tantissime cose per la scuola, ho preso delle ceste per il Kallak, ho preso delle ceste per i giochi, quindi per me ho preso proprio poco, il minimo indispensabile. Ho preso questo vaso qua,
che è nuovo, della nuova collezione, è bianco con questa parte color tortora che ricorda un po' il colore, ricorda un po' il legno, non è in legno, è in, penso, ceramica. E quando l'ho visto nel catalogo mi sono innamorata, infatti ho detto quando vado da Ikea questa è una delle cose che devo prendere, e volevo sostituirlo a quello che ho qui sopra la televisione con la pianta arrampicante, volevo metterci questo qua, così appunto questo qua va a riprendere il pavimento e tutte le cose color legno che ho sparse per la casa. E poi infine ho preso, sempre per rimanere in tema di... ah no, la penultima cosa, ce n'è ancora uno? Ok, allora ho preso questo qui che è per i piatti e andrò a metterlo. Allora, voi sapete che io ormai sono anni che utilizzo il panno per asciugare sopra le cose, perché noi abbiamo un lavello a una vasca, l'abbiamo fatto fare così proprio per scelta, perché a me non è mai piaciuta, non mi è mai piaciuto il lavello a due vasche, ho sempre desiderato il lavello a una vasca sola e molto grosso. Ovviamente noi abbiamo la finestra sopra al lavello e quindi ci viene difficile posare le cose quando magari le laviamo a mano. Mi organizzo con quell'accessorio che ho sul lavandino, che vi metto qua la foto, col quale mi trovo benissimo. Infatti mi avete chiesto se mi trovo bene, se lo consiglio, assolutamente sì, ormai sono parecchi mesi che ce l'ho e devo dire che per me è veramente una salvezza, perché lo utilizzo sia per mettere le cose che lavo, bicchieri, piatti, posate, ma lo utilizzo anche proprio per lavare le verdure, e a volte quando sono un po' impacciata, sono un po' in difficoltà, sono sola, lo utilizzo anche proprio per scolare la pasta, perché è davvero comodissimo. Per i piatti a volte magari ne abbiamo parecchi che laviamo a mano. Cosa faccio? Li vado a mettere in questi panni assorbenti, che ormai utilizzo anche quelli da diversi anni, che appoggio sul top della cucina a fianco al lavandino, e spesso e volentieri laviamo piatti, pentole e andiamo a appoggiarli lì. Ogni tanto facciamo questa pila di piatti che rischia sempre di cadere perché è sempre un po' in bilico, e allora ho provato, vediamo un attimo se riesco a utilizzarlo, ho provato a prendere questo che vado a mettere sopra il panno e ci vado ad appoggiare i piatti che laviamo. Voglio un attimo vedere come può essere, se può essere una soluzione adatta, una soluzione valida e funzionale. Penso di sì, perché lo vado ad appoggiare appunto sopra questo panno e vado a mettere i piatti che lavo, rimangono molto più stabili, ma soprattutto mi rimane poi più posto anche per mettere altre cose, perché il piatto appoggiato così riempie comunque posto. Comunque adesso vediamo, ma sicuramente la prossima volta che tornerò voglio prenderne altri, perché voglio provare a organizzare anche la dispensa con questi qua. Comunque vediamo. L'ultima cosa, ma che anche questa la voglio già da un po' di tempo, è questo vaso qua con le gambe in legno, adesso sono legate, hanno queste due staffe in legno e si va ad appoggiare a un piano. Allora, io questo qua l'ho preso non per delle piante, ma l'ho preso per vedere se mi ci stanno le spugne che ho sul lavandino, quindi sul davanzale della finestra che dà sul lavandino. Adesso ho quello grigio in plastica, voglio provare a vedere se riesco a organizzare tutto qua dentro, perché mi piace l'idea di avere le gambe in legno e il bianco di là che riprende un po' tutta la cucina. Vediamo se sta male o se mi rendo conto che le spugne non vanno bene lì, a parte che magari ci metto qualcosa sotto, un piattino, vediamo adesso se riesco a... vedo un attimo come fare, però la mia idea è quella di metterla, di metterlo in cucina proprio per le spugne, perché mi piace l'idea di avere il bianco e il legno che riprende un po' tutto il contesto della cucina. Allora, questo è tutto quello che io ho comprato da Ikea e quello che ho comprato da Zara. Già che ci sono vi faccio un haul un po' misto, e già che ci sono vi faccio vedere cosa ho preso da Max Factory, che è una cosa che cercavo già da tantissimo tempo, ma non trovavo come, non lo trovavo adatto a me, al mio gusto. Volevo una cosa semplice ma un po' particolare, e è questo qua, lo zainetto. Allora, è mesi che cerco uno zainetto come dico io,
ma non riesco a trovarlo. Avevo guardato anche da Zara perché Alessandra l'aveva trovato, però mi sembravano troppo banali e troppo cari per il tipo di zainetto. E poi l'ho trovato lì da Max Factory, mi ha stupito perché è proprio come lo volevo io, semplicissimo ma morbido, di quelli proprio morbidi. Ha la tasca così con la clip, vedete, poi c'è il nastrino qua che si tira e dentro c'è il appunto lo zainetto. Ha anche questa tasca dove potete andarci a mettere le cose dentro, ma io volevo adesso devo togliere comunque l'etichetta, volevo attaccare all'interno una specie di portafoglio, qualcosa, farmelo magari cucire o agganciarlo qua dentro, che sia un po' una sicurezza. Non si sa mai, anche perché lo zainetto va tenuto dietro, quindi non si sa mai che uno va da qualche parte e te lo aprono. E allora volevo un portafoglio interno fisso dove poter mettere le cose più importanti per evitare che me lo sfilino. Quindi finalmente ho trovato lo zainetto, l'ho pagato 18,99 euro e mi piace moltissimo, è proprio bello bello bello. Diciamo che l'ho preso perché ogni tanto quando andiamo a delle riunioni o andiamo in gita o magari esco, devo andare a fare delle commissioni, non ho voglia di portare la borsa, oltre alla tracollina di Gucci ho pensato di prendere questo, che è pratico e posso comunque gestirmelo bene, anche perché non avendolo pagato tantissimo posso davvero sfruttarlo al meglio. Adesso vi lascio perché tanto la telecamera che mi sta mollando qua perché è scarichissima, la metto in carica e io vado da Maison du Monde, così vediamo se c'è qualche bella novità e poi ci vediamo dopo. Ciao! Sono arrivata a casa ora, sono 10 alle 8, ho fatto tardissimo, veramente tardissimo. Ho già messo su lì la cena, praticamente. Allora, Mauro sta settimana ha allenamento praticamente tutte le sere, perché loro quando tornano dalle ferie, dalle vacanze, poi una settimana la fanno praticamente sempre di allenamento, quindi questa settimana va così. Quindi inizio a mangiare io perché tanto ho fame, quindi non riesco ad aspettarlo, anche perché lui tra una cosa e l'altra arriva alle 10 più o meno. Tra l'altro mi devo ricordare, perché me l'ha detto e tutte le volte mi dimentico, che devo tirargli fuori la Coca-Cola, perché lui ha questa brutta abitudine, dico brutta abitudine perché secondo me è una bruttissima abitudine, di bere durante i pasti quasi sempre la Coca-Cola. Fa malissimo, ho provato a dirglielo in tutte le maniere, però non c'è niente da fare, almeno un bicchierino di Coca-Cola lui se la beve sempre. Quindi devo ricordarmi di mettergliela adesso assolutamente in frigo. Meno male che almeno l'ho convinto negli anni a prendere la Coca-Cola zero, perché sennò guai. Allora, io mi sono preparata, mi sto preparando un minestrone, adesso vedo un attimo se passarlo o no, perché ho voglia di qualcosa di caldo, anche perché fuori siamo proprio in autunno vero e proprio, quindi ho proprio bisogno di un comunque di un minestrone. Io poi lo amo, io adoro i minestroni, quindi per me è il top della cena. Allora vi faccio vedere quello che ho preso prima di andarmi a cambiare. Sono andata a fare un po' di acquisti, come vi ho detto, per la scuola avevo bisogno di due quadernoni. Allora vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, il primo quadernone è questo qua, così, della Juventus, perché non so se voi lo sapete, ma io sono una super super juventina, super sfegatata, una super sfegatata juventina, quindi non potevo che non prendermi quest'anno il quaderno della Juventus. E poi adesso mi metterò un attimo il sacchetto. E poi ho preso questo qua invece un pochino più femminile, e le mie bimbe impazziranno quando me lo vedranno, perché tutti gli anni quando lo prendo rosa, quando lo prendo fucsia, loro wow, ma che bello. Quindi quando vedranno questo so già che impazziranno, perché ha tutto questo effetto paillette, così, ha questo cuore con questo effetto paillette stupendo, e quindi l'ho preso proprio perché voglio che dicano wow. Poi ho preso da Maison du Monde, sì, facciamo una Maison du Monde, allora, la cover per il cellulare, perché la mia quest'anno al mare si è distrutta, con la sabbia, col calore, si è tutta molle, cioè non teneva più nel telefono, quindi l'ho dovuta cambiare. E ho preso questa qua da Maison du Monde, che secondo me è carinissima, e ha il pompon che spunta,
quando l'ho vista ho detto la devo prendere. Poi comunque è trasparente, a me piace la cover trasparente perché avendo il cellulare rosa mi piace che si veda anche che è rosa, quindi mi piace trasparente, l'ho praticamente sempre presa trasparente. Purtroppo a breve dovrò cambiare il cellulare perché purtroppo il touch ormai fa fatica ad andare, è vecchissimo ormai questo telefono, quindi devo un attimo valutare, magari non adesso nel nuovo anno, l'acquisto di un nuovo iPhone, perché è veramente quasi morto. Poi ho preso sempre da Maison du Monde, allora ho preso questo qui che regalerò alla Marti, perché probabilmente ci vediamo fine settimana prima che loro partano per il viaggio di nozze, e siccome noi quando ci vediamo ci diamo sempre un pensierino, ho pensato di prenderle questo album di foto proprio perché c'è stato il matrimonio, ci sarà il viaggio di nozze, quindi magari mi approfitterà per sviluppare qualche foto, metterla all'interno di questo album e tenerlo tra i suoi ricordi del matrimonio, perché ha proprio creato anche lei questa scatola, come avevo fatto anch'io per il mio matrimonio, questa scatola che magari poi vi faccio vedere tutte le mie cosine di quando mi sono sposata e di tutti i regalini che ho ricevuto. Intanto controllo il passato, scusate un attimo. Ecco, dicevo che al massimo vi faccio poi vedere la scatola dei miei ricordi del matrimonio, se vi può interessare, e quindi questa qua spero la tenga tra appunto i suoi ricordi di quella bellissima giornata o del viaggio di nozze, vediamo. Avevo in mente, lo dico perché tanto questo video uscirà sicuramente dopo, avevo in mente di svilupparle io qualche foto, adesso vediamo, magari le metto io qualche foto e poi lo completerà lei, quindi vediamo un attimo cosa organizzerò. Poi ultimo acquisto da Maison du Monde sono state queste due tovagliette qua. Sapete che io ho ormai la passione per le tovagliette, ne ho ormai diverse, ho quelle che avevo preso da Casa Shops e poi ho quelle che avevo preso invece da Maison, non mi ricordo se l'avevo presa da Maison du Monde, comunque ne ho qualcuna plastificata così e qualcuna invece in tipo paglietta, adesso non so il materiale. Ormai sono in fissa con le tovagliette, le ultime che ho acquistato sono quelle con scritto Home Sweet Home, e ormai noi ceniamo solo con le tovagliette quando siamo io e Mauro, a meno che non facciamo cose dove si sbriciola del pane, dove facciamo tanto caos. Se facciamo invece cose molto semplici, ormai abbiamo di abitudine usare le tovagliette, ci troviamo molto bene con queste qua. Come vi ho detto, abbiamo preso quelle con scritto Home Sweet Home, poi ne ho comunque diverse, e prima quando sono andata da Maison du Monde non ho potuto non prendere queste qua perché riprendono la fantasia del tappeto che ho, quello che ho sotto il lavandino, che mi chiedete sempre spessissimo dove l'ho preso, perché ormai sono mesi che ve l'ho fatto vedere e mi chiedete sempre dove l'ho preso. Allora, quello lì me l'ha comprato Alessandra su Amazon, ma lo vendono ormai, lo vendo adesso, poi richiamerò mia mamma, comunque lo vendono ormai dappertutto, lo vendono da Maison du Monde, lo vendono su Amazon, lo vendono anche a volte nei supermercati, quindi secondo me potete trovarlo veramente dappertutto. Sono quei tappeti in vinile, vi lancio magari qualche sito su Amazon qui sotto nell'info box, perché veramente sono mesi che mi chiedete, ma sinceramente Ale me l'ha preso su Amazon, quindi non so dirvi di più. E niente, quando ho visto queste tovagliette mi è venuto in mente un po' un attimo il tappeto, e poi perché le adoro, sono praticissime. Allora, qualche giorno fa sono andata da Ikea, ho guardato se c'era qualcosa da poco, perché comunque lì da Ikea sicuramente costano meno che da Maison du Monde, ma sinceramente non mi hanno entusiasmato. Sulle tovagliette, sulle tovaglie, purtroppo Ikea su quello non mi ha mai colpito particolarmente, le trovo molto più raffinate da Maison du Monde, sono un pochino più originali, un pochino più più raffinate, le trovo un pochino più particolari, e quindi le ho prese da Maison du Monde alla fine, proprio perché da Ikea non le avevo trovate. E poi ho preso in un negozietto che sinceramente non vi so neanche dire il nome, perché è un negozietto nuovo che è aperto in una zona qua da noi dove ci sono diversi tipi di negozietti, dove c'è tra cui anche Maison du Monde. Allora, ho preso questi due paia di calzini, perché
io non so, mi rimangio, li compro e poi spariscono. Dopo un po' di me, dopo pochissimo, non riesco più a trovare le coppie, non capisco come mai ogni volta che le lavo. E allora ne ho prese 5 paia nere e 5 paia bianche, sono quelle che sfrutto di più. Bianche le utilizzo normalmente con le Stan Smith bianche, soprattutto in primavera estate. Nere invece le uso tutto il resto dell'anno con qualsiasi tipo di scarpa, che sia una scarpa ginnica o che sia anche uno stivaletto tipo il Dr. Martens. Quindi questo qua nero è quella che utilizzo di più. Però con la Stan Smith non so perché il calzino nero non mi fa impazzire, quindi normalmente metto quello bianco, ma è proprio a raso della scarpa, quindi non si vede neanche, va a uniformarsi con la scarpa, perché io metto tutte queste calzine corte anche d'inverno, cioè che proprio quasi non si vede, non è proprio un fantasmino, ma quasi. Allora, e poi l'ultimo acquisto, cerchiettino. Sapete che mi piacciono le fasce, e ho trovato questo qua che è un cerchietto barra fascia, un po' l'effetto della fascia, in pelle nero. È bellissimo, me lo sono provato e mi piace tantissimo. Adesso vabbè, ve lo faccio vedere così, guardate. A me piace da morire, io le utilizzo tantissimo. Diciamo che ha un po' l'effetto della fascia, ma più comodo perché è proprio fatto tipo cerchietto. Ne ho diversi. Che fa una ragazza su Instagram che ho conosciuto, che vi lascio i suoi riferimenti qui sotto nell'info box, andate a vedere sul sito, su Instagram, perché troverete delle cose spaziali, anche fasce, turbanti di tutti i tipi. Quindi andate a vedere, e anche lei fa questi cerchietti tutti particolari, veramente bellissimi. Io ne ho due suoi più la borsa mare, e veramente è il top. Adesso io mi vado a cambiare perché mi voglio mettere in tenuta molto comoda e basta. Io penso di chiudere qua questo vlog, perché tanto ormai tra cenare tutto non è che faccia chissà che cosa. Chiudo qua questo vlog, spero di avervi tenuto compagnia, spero di avervi tolto magari da qualche pensiero, distratto da qualche pensiero per questi minuti insieme. Ringrazio tutte le nuove iscritte, ringrazio soprattutto per i commenti che mi state facendo nell'ultimo periodo, sono felicissima e davvero non so come ringraziarvi. Potessi vi abbraccerei tutte, cioè veramente vorrei trovare il modo per darvi un forte abbraccio, non solo virtuale, quindi cioè veramente siete sempre dolci, siete sempre carine, non ho veramente parole, non ho veramente parole se non grazie, veramente grazie, grazie, grazie.